Siamo col sindaco Nicola Cuomo presso la succursale dell'Istituto Densa, dove si stanno svolgendo i lavori di efficientamento energetico. Sì, questa scuola dell'infanzia verrà completamente ristrutturata dal punto di vista dell'efficientamento energetico, perché sono previsti il cosiddetto cappotto termico, cioè lavori che isoleranno completamente l'edificio dall'esterno. Verranno, come potete vedere, sostituiti tutti quanti gli infissi, i lavori sono in corso, e poi sopra si avrà un impianto modernissimo di fotovoltaico e di riscaldamento termico dell'acqua. Al termine di questi lavori, questo plesso scolastico sarà completamente autosufficiente, avrà energia pulita e gratuita. Inoltre collegheremo questo plesso scolastico anche con la scuola elementare, che dista pochi metri da questo plesso, e l'energia prodotta dal fotovoltaico verrà utilizzata anche per energizzare l'altra scuola. Quindi noi avremo due plessi scolastici, quello della scuola dell'infanzia e quello della scuola elementare, completamente forniti di energia elettrica pulita e gratuita da parte di questo edificio, e l'energia in più verrà poi rivenduta alle compagnie elettriche. Quindi speriamo che questo è il primo lavoro che si è tenuto sulle scuole di Castellammare e che ha portato all'efficientamento energetico. Ringrazio la dirigente Fabiola Toricco, che ha presentato il progetto PON e ha lavorato unitamente ai nostri tecnici del Comune di Castellammare, geometra Schettino e geometra Michele Fontanelle, che hanno dato sia l'assistenza amministrativa che tecnica nella progettazione e nella direzione dei lavori qui in questa scuola. Speriamo, anzi dobbiamo farcela, di finire i lavori entro l'inizio del prossimo anno scolastico. Con la preside Toricco, che ha presentato insieme al Comune di Castellammare di Stabia il progetto per l'avviamento dei lavori di efficientamento energetico. Sì, si è trattato di un progetto che abbiamo presentato nel 2011, sono finanziamenti europei, Fondo per lo Sviluppo Regionale, e che abbiamo potuto presentare grazie a un accordo stipulato con l'ente locale, che ha messo a disposizione tutti i servizi tecnici e di ingegneria. Abbiamo presentato il progetto, quindi è stato finanziato. Si è trattato all'inizio di un finanziamento di 350.000 euro. Ci è voluta tanta fatica per arrivare fino a questo, perché in questi 3 anni tanti sono i passaggi che abbiamo dovuto superare, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Conto anch'io, con orgoglio insieme al sindaco, di essere la dirigente della prima scuola all'energia pulita di Castellammare. Desidero ringraziare anche i consiglieri comunali della mia maggioranza, soprattutto quelli che sono residenti nel luogo, ma anche Umberto Pane, perché è in ferie, sì. Però tutti quanti danno una mano, seguono i lavori che sono in corso nei vari quartieri, e noi speriamo anche di poter, con l'approvazione del prossimo piano triennale delle opere pubbliche, far partire anche il progetto del palazzetto dello sport presso l'Istituto Densa, sempre diretto dalla preside Fabiola Toricco. Così veramente daremo una struttura di fondamentale importanza non soltanto per il quartiere, ma per tutta la città, perché come sapete la città di Castellammare di Stabia non ha un palazzetto dello sport, e con quella struttura sono convinto che questo quartiere rinascerà completamente.